Vuoi ascoltare della bella musica? Ascolta Radio Zimmari Web con Sasa Santomauro. Prendi il tuo tempo, ascolta. Radio Zimmari Web da Panarea. Ascolta a Radio Zimmari Web e a Panarea, una delle sette isole Eolie. Buonasera mondo, ben ritrovati su Radio Zimmari in compagnia di Sasa Santomauro e di un graditissimo ospite che fra un po' ve lo faremo conoscere. Alcuni di voi già lo conoscono, ci faremo una bella chiacchierata questa sera, parleremo un po' di tutto, ma soprattutto ascolteremo della bella musica. Amici, Radio Zimmari che trasmette da Panarea, in studio a tenermi compagnia Sasa Santomauro. So baby, I can make it right. You just gotta let me try. E noi diamo il benvenuto al nostro ospite d'onore. Buonasera Fabio. Buonasera a te e grazie di avermi invitato. Buonasera a tutti. Eccoci qua. E allora noi parleremo con Fabio di tante cose, per cui se avete domande da fare telefonate al 331 28 24 9 2 2. E non ci sarà solo Fabio, ci sarà il collegamento con M2O e soprattutto con Alba Albertino. E noi subito ragazzi, non perdiamo tempo, andiamo subito al primo brano, disco pilota amici, Age of 17. Come on. Just like the white window, sing the song, sound like she's singing. Ooh, ooh, ooh. Just like the white window, sing the song, sound like she's singing. Ooh, baby, ooh, say ooh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, baby, ooh, say ooh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, baby, ooh, say ooh. Da Panarea, Radio Zimmari con Sasa Santomauro. Siete pronti? Lui sì, arriva Sasa Santomauro e la sua dance music. Let's go! Just like the wild.
ricordo agli amici che state ascoltando Radio Zimmari, che trasmettiamo da Panarea, Isole Eolie. E per voi amici di oltreoceano, siamo in Sisiri. E intanto buonasera o buon pomeriggio agli amici del Sud America, nonché ai nostri amici degli States. Buonasera a New York, agli amici di Fort Lauderdale, che sono gli amici della California. Rimanete con noi che si parte adesso, amici. Spartiamo subito con un paio di domande al nostro ospite, giusto per rallegrare un po' la serata, che la vedo un po' moscia in questo sabato sera. Ragazzi, ricordo sempre il motto di Radio Zimmari: guidare piano, bere poco e tanta figa. Allora Fabio, eccoti qua. Allora facciamo le prime domande, che la regia mi ha preparato un sacco di domande. Poi vediamo quello che ti piacciono di più. Anche se non ti piacciono, dovrai rispondermi. Sì. Allora la prima domanda è: quando sei arrivato a Panarea? Arrivai a Panarea nel 2006, ospite da una mia amica. E sinceramente quando mi invitò sono stato solamente contento, perché arrivato qua mi sono sentito a casa, amato, la bellezza, meravigliosa. E beh, tutta la prima volta quando si arriva a Panarea lascia sempre qualcosa di veramente indelebile. Poi quando ci vivi un po'... Senti, come ti è sembrato, ecco, il tuo arrivo dopo... diciamo qualche giorno, ecco, perché poi a primo impatto uno non sai. Allora, non dai... guarda, come ti dicevo, sono arrivato nel 2006, io vivevo a Milano anche se sono siciliano, perciò arrivato a Panarea me ne sono innamorato. L'anno dopo sono venuto a lavorare, perciò mi è entrata subito nel cuore e l'ho scelta come mia location di vita. Voi pensate, amici, che il primo parrucchiere davvero che ha dato una continuità, adesso siamo nel 2022, dare una continuità. Prima c'erano stati dei parrucchieri, ma erano giusto, facevano la prova di qualche mese, dopo lasciavano perdere. Invece Fabio, amici, ha avuto le palle un po' di mettersi in gioco, ecco, e di affrontare, perché come tutti quanti voi sapete le spese qui sull'isola di Panarea sono straordinarie, diciamo, questo sotto questo Però punto di vista. Posso anche dirti, sono stato molto fortunato, perché sono stato amato da subito e ho amato le persone sull'isola da subito, perciò secondo me questo mi ha dato l'input di sceglierla come... Senti, come la regia mi ha scritto una domanda: com'era Panarea allora, com'è Panarea adesso e com'era allora, ecco, quando sei arrivato? Hai trovato dei cambiamenti? Sì, i cambiamenti ci sono, sono cambiato anch'io, sono cresciuto anch'io, perciò è naturale che tutto cambia, come è naturale che sia ovunque. Poi Panarea rimane sempre comunque un'isola meravigliosa, con mille difetti ma tanti altri pregi, perciò ogni posto ha il bello e il brutto. Ah, fantastico. E poi mi hanno chiesto anche dalla regia, mi chiedono, ma anche credo che sia stato un messaggio che ci ha mandato una nostra web ascoltatrice: da quanti anni fai il parrucchiere? Quando è che hai aperto, non la tua attività, ecco, da quando è l'anno che sei venuto a lavorare, come ci hai spiegato te? Allora, io faccio il parrucchiere da sempre, perché vengo da una famiglia di parrucchieri, perciò in un certo senso sono stato obbligato a farlo, anche se sono molto contento. Te lo faccio sull'isola, ho fatto la stagione lavorando per un albergo e poi aprì il mio negozio, perciò il negozio è aperto dal 2013, 9 anni. Ragazzi, voi dovete pensare che i più grandi artisti, gli artisti che vengono qui a Panarea vanno direttamente da Fabio, anche che c'è chi parte di corsa, ecco, quando si parte per le vacanze, ecco, si infila tutto in valigia, non si sta attento a quello. E quando si arriva qui a Panarea,
ragazzi, abbiamo un parrucchiere. Prima uno diceva: caspita, come facciamo ad andarci a fare i capelli? Dobbiamo andare a Lipari, dobbiamo andare a Milazzo, dobbiamo andare... Invece no, amici, chi viene a Panarea ha il parrucchiere, sia per donna che per uomini. E noi, amici, ci fermiamo, andiamo al... ci ascoltiamo un paio di brani e poi continuiamo con le domande al nostro Fabio, il nostro parrucchiere dell'isola di Panarea. Radio Zimmari, amici. Resta con noi. Resta con noi. Resta con Radio Zimari Web. Resta con Radio Zimari Web. Where Art To Be, amici, Ram e Sara de Warren. Questa è Radio Zimmari in compagnia di Fabio e di Sasà Santomau. To be, amici, Ram e Sara De Warner a Radio Zimmari in questo sabato 3 dicembre 2022. Radio Zimmari, la compagnia per te. I gotta know.
somebody to hold. You've been searching for a place to call your own. Oh, so why don't we fall in love? Why don't we mess it up? Why don't we at the party got you on me, dum dum dum? Why don't we lose our minds? Why don't we waste our time? Why don't we at the party going crazy, dum dum dum? Why don't we at the party, got you on me, dum dum dum? Why don't we lose our minds? Why don't we waste our time? Why don't we at the party, going crazy, dum dum dum? One more night is all I need with you. One more night. One more night is all I need with you. One more night. One more night is all I need with you. One more night. One more night is all I need with you. One more night. Give me something to dream of. E amici, dopo Geluso e All Kid, We Are Don't Me, amici, arriva Benny, Benny Benassi e Christopher Bryan. Amici, questa è Radio Zimmari, abbiamo un ospite d'eccezione che è il nostro Fabio Onccio. E gli faremo tante tante domande. Anche voi, se avete domande, telefonate al 331 28 24 922. Amici, questa è Radio Zimmari in compagnia di Fabio, che risponderà anche a tutte le vostre domande. Give me one more night. One more night is all I need with you. One more night.
e ritorniamo nuovamente con Fabio. E allora Fabio, prima esperienza, no? Prima esperienza in radio, o già sei stato in radio? No, sinceramente è la prima esperienza. La prima esperienza? Sì. Allora, qui mi chiedono, dimmi. La cosa più strana che ti hanno chiesto, i tagli, il colore, non lo so, dici te. Ma sinceramente di richieste particolari ne capitano, adesso non sto qua a dirtele perché non è... mi imbarazza un po'. Vabbè, come ogni cosa, anche quando mi hanno chiesto a me il Gennaro mi ha chiesto qual è il la cosa più strana che mi hanno chiesto quando c'avevo il ristorante, e io vabbè dico di richieste ce n'è tante, tantissime. Però chi ti è arrivato come VIP? Chi hai fatto un po'? Allora di VIPs ne capitano tanti durante la stagione a Panarea, ma essendo uno distratto, o meglio non guardando la televisione, perché non mi piace guardare la televisione, non le riconosco, perciò spesso sono loro a dirmi chi sono, ma per me non cambia niente. Io faccio un appello a tutti i miei colleghi che hanno le radio, ecco, con Fabio andate bene perché lui è uno che ascolta molta radio. Molta. E allora la cosa più bella ti è arrivato è, come sono le tue giornate sull'isola, sia d'estate che d'inverno? Beh, a parte il lavoro, ecco, lavoro, che... vabbè, io so che è sempre lavoro, casa, vedete, io incontro tante volte Fabio a piedi alle 9 di sera che rientra tutto stanco a casa. Ragazzi, d'estate a Panarea bisogna farsi il culo, se non ti fai... ecco il mazzo non guadagna, anche perché l'estate qui a Panarea equivale un anno di lavoro, non Fabio? Assolutamente. Il problema di Panarea è il fatto che è diventata stagionale, perciò d'estate si lavora e d'inverno si svuota l'isola. Questo è, se ci fosse una continuità anche da parte nostra e se ci fossero le possibilità per poter raggiungere l'isola, invece tolgono mezzi e tutto. Sì, e questo è un problema purtroppo disastroso per la, ma non soltanto per Panarea, un po' per tutte le isole. Vabbè, io parlo di Panarea perché vivo qua, sì. Ma parlo anche per le altre isole, anche perché altrimenti sei costretto ad ammazzarti la vita durante l'estate per poi annoiarti durante l'inverno. E allora E allora Fabio, qua è una domanda un po' che facciamo a tutti quanti e che hanno fatto a me. Io un po' sto prendendo un po' gli spunti dell'intervista che abbiamo fatto col notiziario, che mi hanno fatto le domande, che penso che siano le domande, ecco, che fanno un po' a tutti chi ha un'attività o chi sta su un'isola. Cosa cambieresti di quest'isola? Cosa cambierei? Una domanda impegnativa. Allora, come dicevo prima, bisognerebbe far vivere l'isola anche durante l'inverno, perché serve a noi che ci viviamo e serve anche a coloro che vogliono venire anche fuori stagione per poter ammirare Panarea, ma ci devono essere le possibilità. Allora, io quando, prima di venirti a prendere, eravamo in diretta con Nadia, e ho detto che io, amici, vi lascio, vado a prendere a Fabio e vi lascio con Nadia gli ultimi brani. È stata Nadia in live e stavamo parlando con Fabio che, ragazzi, alle 5 del pomeriggio in città comincia la vita, non Fabio? Parlavamo di questo. e invece qua alle 5 sembra mezzanotte. Per fortuna che ci siamo noi come radio. E soprattutto, ma basta, ecco, perché poi le persone, ecco, sono solo quelle, ecco, non hanno incentivi, non hanno voglia di fare niente, un po' qua sull'isola. Tanti anni fa si stava meglio che adesso, non credi? Sì, perché qualche bar rimaneva aperto, i giovani rimanevano anche sull'isola, invece adesso
vogliono un po' andare via tutti perché non c'è un'alternativa, come dicevi te, alle 5 al pomeriggio è buio, sì, però se ci fossero più persone potrebbe organizzarsi una cena, se ci fosse un bar aperto, ti fai un aperitivo, cioè il tempo lo passeresti in modo differente. Dobbiamo dire che l'anno scorso è stato un inverno, perché amici? Perché avevamo un bar aperto e allora io poi faccio un appello un po' anche a tutti i dirigenti di muoversi un attimino, ecco, il sedere e far sì che perlomeno un locale, ecco, d'inverno rimanga aperto, anche perché noi ma se viene qualcuno sull'isola d'inverno, cioè cosa gli offri, ecco? Io oggi stavamo guardando perché avevamo intenzione di andarci a fare una giornata a Stromboli per unire anche il lavoro, come vi avevo promesso, che fare delle interviste un po' ai ragazzi dell'isola, un po' per la situazione che era successa un po' della frana, ecco, perché noi come radio e come notiziario delle Isole Eolie abbiamo dedicato tanto tempo a questi problemi, ma soltanto parlarne, ecco, e un po' volevamo vedere com'era la situazione su Stromboli. A Stromboli perlomeno c'è un bar aperto, invece qua... Sai, Stromboli è anche più grande rispetto a Panarea, ci sono tante altre, cioè tanta gente vive lì, perciò è più facile. Ma no, il sabato c'è una pizzeria aperta, ecco, tante cose. Sì, perché cose. Tanti di loro che hanno le attività vivono lì, invece la maggior parte di quelli che hanno le attività a Panarea vivono altrove e allora chiudono, finisce la stagione. E se ne vanno, come tutti quanti, ecco. Però io rimango, hai visto? Sì, ma meno male, perlomeno... Cioè, perlomeno rimani. Non ti do una continuità durante l'inverno, però spesso sono qua. Vabbè, ma uno, sai, ogni tanto quando vivi in un'isola, dopo un po', ecco, se vai via per 10-15 giorni, dopo che passi 3-4 mesi buttato qui all'interno, ecco, perché non è che stiamo sempre qua, ragazzi, noi andiamo a Milazzo, ci muoviamo nell'Interland della Sicilia, ecco, per lei uscire fuori significa andare a fare la spesa a Milazzo. E allora Fabio, continuiamo anche perché le domande qui, hai qualcosa di cui vuoi parlare, che ti sta a cuore, che pensi che puoi dire in questa nostra live, ecco, riguardante, perché qui siamo una radio liberi, non dobbiamo, come dice l'amico Cassano Adani, ecco, non abbiamo da rendere conto a nessuno, ecco. Peli sulla lingua non abbiamo, diciamo tutto quello che pensiamo, se vuoi dirle, non devi, qualcosa che ti sta a cuore e che pensi che può servire, ecco, all'isola o può servire in generale. Allora, che mi sta a cuore assolutamente, parlando di Panarea, è l'alleanza che c'è tra di noi nel momento delle difficoltà. Zero alleanza. Invece io la vedo, sai? Io la vedo invece. Sì? Assolutamente. Vedi? Forse perché un po' la gente sta cominciando a capire che aiutarsi l'uno con l'altro fa bene, non soltanto, ecco, fa bene a tutto e a tutti. E stavi dicendo? Scusami. Non mi ricordo più. Andiamo, facciamo un'altra domanda, che questa è volontà. Cosa non tolleri dalle persone dell'isola? Allora, cosa non tollero delle persone in generale, parlo, non dell'isola. Sì, no, in generale, parlo dell'isola perché siamo nel contesto, ecco, che poi non sono proprio gli isolani, ma è anche un po' la gente che viene da fuori, ecco, cosa non sopporti in generale? Sicuramente non sopporto la maleducazione e la mancanza di rispetto civico, perché vedo veramente, che ne so, io sono uno che cerca di mantenere l'isola nel modo naturale, pulita. Perciò quando vedo le persone che buttano le cicche di sigarette a terra e li rimprovero e vengo in un certo senso preso anche per il culo, mi manda al manicomio. Sì, anche perché loro vengono da fuori e parlano, ecco, di... Guarda, mi accadde una volta, si può dire, tanto siamo liberi. Sì, no, puoi dire puoi parlare di... Un comandante, ecco, di un aliscafo, mentre ero giù al porto, buttò la cicca in acqua, lo rimproverai, mi mandarono a fanculo. Sì. E non c'è stato nessuno dell'equipaggio che è intervenuto. Assolutamente no. Vabbè, cioè, davanti ai turisti, tu che vivi e lavori sul mare, boh,
No, uno che vabbè, allora i comandanti quando vanno a fare i corsi dicono sempre, gli ripetono di avere cura, ecco, del, sì, del mare. Beh, però ma stiamo parlando, quello... ecco, stiamo parlando del niente. E noi amici continuiamo, mica ci fermiamo, ci andiamo ad ascoltare un paio di brani e poi ritorniamo ancora con l'amico Fabio, l'amico fraterno, eh. Arriva! Amici, vuoi annunciarlo te il brano, Fabio? No? No, vai, vai. Amici, Bad Memory, Medusa, a Radio Zimmari. E ricordo agli amici che si sono appena messi all'ascolto che questa è Radio Zimmari e che trasmettiamo da Panarea Isole Eolie. In studio insieme a me c'è Fabio. Fabio. Rimanete con noi ragazzi, che adesso sta per arrivare Alba, Alba, Albertino. O stappati una birra e goditi la nostra musica. Amici, Bad Memory insieme a James Carter, Medusa. E pensate un po', l'amico David Guetta. Eta. One more drink, he said, and baby you got me tripping. We're face to face, about to do it. Tuffati su Radio Zimmari Web, un tuffo sull'isola più bella, la musica più bella. Radio Zimmari Web vi presenta lui, lo speaker del 2022, Sasà Santomauro. Intanto salutiamo gli amici del Piemonte, nonché della Lombardia, dell'Emilia Romagna. Buonasera agli amici di Parma, Parma, il Parma cotto, cotto. E noi amici ci fermiamo, diamo subito la linea ad Albertino che ci parlerà un po' di un grande artista. Todos tus sentidos. Los decibeles ya llegaron al máximo. Y ahora comenzarás a sentir cada átomo de tu cuerpo vibrar y sincronizarse al ritmo de la música. Damas y caballeros, la hora ha llegado. Oggi in DJ Time Story, la storia di It's Like That.
Check this out. Sono stati i primi rapper ad essere premiati con un disco d'oro. Sono stati i primi rapper ad apparire su MTV. Ok, welcome back to Club MTV. You know them, you love them. Let's have a huge Club MTV welcome for Run DMC. Sono stati i primi a mescolare il rap con il rock and roll. Sono stati i primi ad introdurre la moda nel rap game. Raccontare i Run DMC significa raccontare le origini dell'hip hop moderno. Siamo a Hollins, nel Queens, a New York City. Joseph Simmons, in arte Run, Daryl McDaniels, in arte DMC, e Jason Mizell, in arte J Master J, formano un gruppo destinato a stravolgere la storia dell'hip hop e del costume musicale, i Run DMC. Today's science, J Master J, Run DMC. Not DJ Run. My name, J Master J, is his. He's DMC. It's like that, and that's the way it is. Il singolo d'esordio si chiama It's Like That. Sul lato B della cassettina c'è Sucker MCs. One of a kind for your people the light and for your sucker MC. This ain't right because you're biting on your life. You're cheating on your wife. You're walking around town like a hooligan with a knife. It's Like That è affresco della società americana dei primi anni Ottanta. I versi di Reverendo Run e di DMC parlano di disoccupazione, sfruttamento sul lavoro, precarietà, guerre, soldi più o meno puliti, disillusione, pregiudizi. È una manata nel volto alla gioventù americana, spronata a lottare per non accontentarsi della propria condizione. Per la potenza del messaggio e l'originalità della base, con It's Like That inizia una nuova era per la musica hip hop. È il 1983. 15 anni dopo, il produttore di musica house americano Jason Nevins mette le mani sulla canzone, regalandole una seconda fantastica primavera. Con 6 settimane al primo posto della classifica dei singoli più venduti, la sua versione dance di It's Like That scalza il dominio delle Spice Girls, arrivando in cima alle classifiche in altri 30 paesi. La leggenda narra che Jason Nevins abbia ricevuto per il lavoro svolto soltanto $5,000. Anche se i Run DMC non si sono mai sciolti ufficialmente, la scomparsa di Jam Master Jay, colpito a morte in uno studio di registrazione nel Queens nel 2002, ha rappresentato la fine del gruppo. Anzi, la fine della Golden Age. Ed eccola, It's Like That dei Run DMC, remixed by Jason Nevins. And it goes a little something like this. E noi ringraziamo Alba, Albertino, It's Like That, e ci ascoltiamo il brano per intero. Sempre dalla voce di Alba, Albertino. E rimanete con noi, amici, che ci sarà ancora Alba con un altro grande artista. Rimanete con noi. E nel frattempo è con noi Fabio. Ma questa è Radio Zimmari. Ah, fermati qui. Indossa le cuffie o accendi il tuo impianto. Versati uno spritz o stappati una birra e goditi la nostra musica.
Telecom Italia Mobile. Attenzione, in console suona Tombi DJ. Parla dai. Ma tu ti droghi? Cavolo. Siamo in onda, sveglia! Si continua e si va avanti. Allora noi sul sound di Is Like That di Jason Nevis torniamo ancora in studio a parlare un po', a farci due chiacchiere con Fabio. E allora Fabio, il tuo rapporto con i panarellesi, escluso me, si intende? Il rapporto tuoi panarellesi, punto. Bello con tanti, indifferente con altri, convivo. Beh, siamo in un'isola, ecco, o ci convivi o ci convivi, e questo è il tutto. Check this out. Ma tu con che frequenza vai dal parrucchiere, Fabio? Vuoi sapere se taglio i capelli spesso? Assolutamente no. Ah, non te ne te? Come fai? Passi... Dipende. A volte durante la stagione, se ho dei collaboratori, mi faccio tagliare da loro, oppure a volte capita che inizio, poi mi arriva il cliente, mi dimentico che avevo iniziato a tagliarmi i capelli e rimango. Ah, cerchi sempre di squagliartela. Assolutamente. E infatti, ma anch'io mi faccio sta domanda, perché ti vedo sempre con i capelli corti, perfetti. Dico, ma come cazzo fa a essere sempre da solo? No? Da solo, davanti allo specchio, come quello che si faceva le pitture di dietro. Non è semplice, ma... Ma tu sai cosa ci fa il prete dal parrucchiere? Da me il prete di Panarea si taglia i capelli. Non credo possa fare la messa in pista perché c'ha i capelli corti. Infatti era questa. Vabbè, avevi letto la domanda. Amici, ci siamo divertiti un po', Ci siamo divertiti un po' e continuiamo a divertirci. E noi continuiamo ancora, amici. Arriva Armando Van Wedel a Radio Zimari con Vicky. We let you down. Ma tu il tuo rapporto con la politica eoliana, con un po' non te ne freghi, sei peggio di me, ecco. Perché se ci intromettiamo facciamo danno. Non è tanto quello, preferisco rimanere ignorante in materia. No, vabbè. No. Soffro meno. Soffri meno. Però sei abbastanza preparato, no? Come dici, sì, sono preparato per la politica nazionale, quella regionale no. Bravo, su quella nazionale è più facile. Sì. La radio, un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni. Radio Zimmari, pura emozione. Invece il rapporto con, diciamo, vabbè, con gli imprenditori dell'isola, come sei, vabbè, io so, ecco, però. Ma come ti... Perché io ti faccio queste domande, perché alcuni, no, vorrebbero essere al tuo posto, perché dicono, caspita,
Panari è bella, vogliamo andarci ad aprire anche noi un'attività. È capitata anche a me, ecco, avendo il locale, qualcuno mi abbia chiesto. Però la prima domanda che mi fanno è, dicono, ma il rapporto, come sono gli isolani, com'è il rapporto, c'è collaborazione? Allora, come ti ho spiegato prima, io sono stato voluto bene da subito sull'isola, perciò sono stato aiutato. Sì, posso confermare, amici. Perciò forse è quello che non mi dà nessun tipo di problematica anche con gli imprenditori dell'isola. C'è il rispetto reciproco, quello. Anche perché chi ospita, ecco, se ospita dei clienti avranno sempre bisogno, soprattutto io parlo dei grossi alberghi, ecco, che abbiamo nell'isola, perché chi arriva voglia. Ma ti chiamano, vai a fare direttamente? O fai venire il negozio? Allora posso dirti, quando io decisi di aprire il mio negozio a Panarea, i miei amici di Milano mi dicevano che ero matto, perché pensavano che comunque avrei fatto 4 messe in piedi e tutto il resto. Per fortuna invece sono un punto di riferimento per le spose, per gli invitati, per gli isolani, per la gente in vacanza. Perciò no, ed è una cosa bella, ma tu ti fai voler bene da tutti, Fabio. A Fabio lo vogliono bene, noi piano piano adesso andiamo a scoprire com'è. Ma intanto, amici, noi ci fermiamo nuovamente e diamo la linea direttamente a Milano, ad M2O, a Albertino. Amici, arriva Alba Albertino. Cadence e del DJ Time. Oh yeah, check this out. DJ Time Story. Oggi raccontiamo la storia di Ken Craft 400 di Zombie Nation. È uno dei dischi più famosi della storia della musica elettronica. Ancora oggi, ogni settimana, la sua inconfondibile melodia risuona negli stadi e nelle arene di tutto il mondo. Eppure, Ken Craft 400 di Zombie Nation ha una storia particolare e travagliata. Monaco di Baviera, Germania, 1998. Emanuel Gunther, in arte DJ Mooner, e Florian Semter, in arte DJ Splunk, formano gli Zombie Nation. Dopo appena un anno, Florian Semter rimane l'unico membro del gruppo. Cresciuto nella scena rave di Monaco, come DJ Splunk, Florian inizia a sperimentare con la musica elettronica, ispirato dai suoni di una delle prime console per videogame, il Commodore 64. Come fai se non ce l'hai? Commodore 64. Mai un grande personal è costato così poco. Uno dei videogiochi sviluppati per la console da David Whittaker nel 1984 si chiama Lazy Jones. La colonna sonora del gioco è stata creata dallo stesso Whittaker. Uno dei pezzi che la compongono si chiama Stardust e fa così. Notate qualcosa di familiare? Ebbene sì, Florian Semter, in arte Zombie Nation, si è ispirato a questa melodia per comporre, 15 anni dopo, la sua Ken Craft 400. Il DJ e produttore tedesco DJ Hell si innamora del pezzo e nel marzo 1999 stampa sulla sua etichetta, la International DJ Gigolo, la versione originale, questa. La prima richiesta di licenza internazionale per Ken Craft 400 arriva da un'etichetta italiana, la Spectra, che sul vinile pubblica anche la versione di un certo DJ Juice, ovvero Cristiano Giusberti, a.k.a. Techno Boy. Nonostante Zombie Nation e DJ Hell non amino particolarmente quella versione, sottovalutando la situazione, non danno molta importanza al remix di DJ Juice, pensando che rimanga soltanto un fenomeno locale italiano. Ma poi un'etichetta di Amburgo ne acquista la licenza internazionale e la versione originale viene di fatto sostituita. Quando Zombie Nation cerca di prendere in mano la situazione, è ormai troppo tardi. Il disco, nel bene e nel male, è fuori controllo. In Inghilterra raggiunge la seconda posizione in classifica. In America esiste addirittura un'altra versione, la Sport Chant Remix. L'idea è di un'etichetta americana
che, approfittando dell'ottima reputazione maturata grazie alla diffusione negli eventi sportivi di Get Ready for This di Two Unlimited, trasforma CanCraft 400 in un inno da stadio. Nel 2000 il remix di DJ Juice della canzone di Zombie Nation è ovunque, in discoteca, nei festival, ma anche nei palazzetti e nelle arene di tutto il mondo, dal Super Bowl alle partite di calcio. Nonostante la controversia sui diritti d'autore, Zombie Nation gira il mondo come una star. Mentre con David Whittaker di Lazy Jones la situazione è stata chiarita e riconosciuta, con la Spectra e DJ Juice i rapporti non sono mai stati idilliaci. Ancora oggi, l'eco di quella polemica risuona come CanCraft 400 in tutti gli stadi del mondo. Ed eccola! Craft 400, amici, dalla voce di Albertino ci ha dato un po' tutte le spiegazioni che volevamo. E noi rimanete con noi che adesso noi chiudiamo la live e poi ci ritroveremo fra un paio d'ore per darvi la buonanotte e ascoltare della buona musica e pensate un po' anche coinvolgere di più il nostro Fabio. Domination. Amici, rimanete con noi, rimanete con noi. Radio y más radio. Es que todo lo que necesitas está en una sola frecuencia. Tu radio amiga. Llegamos al final de este programa. Les enviamos un cordial saludo. E allora, amici, noi siamo arrivati al finale. Fabio, tu rimani con noi, no? Sì, sì, rimani con noi. Diamo anche la buonanotte in questo sabato 3 dicembre. Ascolteremo, faremo una live dedicata alla musica, parleremo, torneremo indietro di qualche anno e vi faremo ascoltare la musica anni 80 e 90 che a Fabio piace tantissimo, eh? Faremo un po' una serata particolare, un po' per la nostra generazione, che non è da poco, eh? Allora Fabio, noi ci ritroviamo domani e ci ritroviamo dopo, non domani. La radio, un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni. Radio Zimmari, pura emozione. Amici, da Sassà Santomaure, da Fabio, è tutto, noi ci ritroveremo dopo. A più tardi, ciao, ciao, ciao.
Radio, radio e ancora radio. Tutto quello che cerchi lo trovi in una sola frequenza. Siamo arrivati alla fine di questo programma. Salutiamo tutti i nostri web ascoltatori. Radio Simari Web. Radio Simari Web.